Ciao ragazze, benvenute. Uno dei video che piace di più e che mi piace di più registrare, il video dei detersivi terminati via con l'ossessione detersivi. Dunque, ho terminato ammorbidente, felce azzurra, Mon Amour, freschezza blu mare. Dunque, questo è decantato, super buono, buonissimo, wow, fantastico. È veramente, lascia veramente i panni profumati, ma non vedo tutta questa, questa poesia che si sente sul web quando si parla di questo ammorbidente. È un ammorbidente buono, ma è un ammorbidente buono come ce ne sono secondo me tanti altri. Lo ricomprerò sicuramente perché è tra quelli che mi piace di più, ma non è niente di eccezionale, ammorbidisce i panni, ma quando voi poi li andate a ritirare non è che questi panni sprezzino profumo da tutte le parti. Ho terminato questo smack gel con candeggina. Questo è buonissimo. Io compro in alternativa questo oppure lo smack gel, quello bagno, quello, questo ne sa di candeggina, l'altro quello blu, con la confezione blu, ha un profumo buonissimo. Sono prodotti validissimi che si trovano spessissimo a pochi, anche a meno di un euro, io a volte lo vedo anche a 99 centesimi, ottimo davvero. Terminata questa confezioncina Tarmi Block, questa se la mettete nelle armadi contro le tarme vi lascia un profumo, questa forse era il profumo lavanda, ma è un profumo proprio impercettibile, lascia un profumo diverso dalla lavanda, buonissima, validissima. Sono due confezioncine, 1,30 euro, e vi passa la paura. Terminate questa pastiglie per la lavastoviglie 27 tabs della Finish, non mi sono piaciute. Adesso avevo detto che avrei comprato solo ed esclusivamente detersivi liquidi per la lavatrice e invece sono stata da Eurospin e ne ho comprato uno che in tabs che vorrò provare, vi farò sapere. Poi terminato questo fabuloso freschezza fior di loto, formato convenienza, esplosione di profumo 24 ore. È un detersivo super super profumato, questo profuma tantissimo il pavimento, lava molto bene il pavimento, il profumo veramente si sente anche dopo che avete lavato il pavimento, permane per un po' di tempo. È una profumazione buona, devo dire la verità, molto molto fiorita, si sente veramente, è una profumazione che invade tutta la casa. Ahimè, è una profumazione che a me non piaceva, però un buon prodotto indubbiamente. Terminato questo detergente multiuso Zero Natural Force si chiama, sì, Diamond Ecolabel. Questo era un detersivo che io lo utilizzavo per pulire, anche per spolverare tutte le superfici laccate, anche i mobili non naturalmente in legno, si possono pulire anche i vetri, lasciava, e della Sutter, lasciava un gradevole profumo, 500 ml di prodotto, costa intorno ai 2 euro e qualche cosa. Non penso di ricomprarlo perché lo stesso identico lavoro lo fanno il detergente multisuperficie della Dexal e anche quello della Basco, quello rosa, quindi non lo ricomprerò perché hanno dei prezzi decisamente inferiori. Poi terminato questo detergente per il box doccia V5 di Lidl, io questo non so se avrà entrato in gamma permanente oppure no, a me è piaciuto tantissimo, l'avevo introdotto tra le scoperte dei detersivi, quindi è un buonissimo prodotto, non ci sta più niente. Poi
terminato questo Miss Clean effetto luce. Questo è uno spray detergente per vetri e cristalli, è ottimo, costa pochissimo, io l'avevo pagato intorno all'euro dal cinese, è veramente veramente valido. Io ne sto utilizzando una adesso, mi sembra della Sutter, non mi vorrei sbagliare, che è costato tipo intorno ai 4 euro, ai 5 euro, cioè tale quale a questo. Terminata questa confezione di cura lavastoviglie di risparmio casa che ha cambiato pack, io queste le compro e le ricompro, mi ci trovo bene, devo dire la verità. Terminata una confezione di pannetti, quelli del Virobi di Vileda, che più passa il tempo e vi dico chi me l'ha fatta fare a comprarlo. Terminata una confezione di diffusore per ambiente della Mille Fiori, questo è al muschio bianco, buono, buonissimo, questo mi si sente il profumo da fuori casa. Ed infine della My Fragrance, quest'olio essenziale al talco, che non mi è piaciuto per niente perché non si sentiva assolutamente l'odore. Questi erano tutti i detersivi che io ho utilizzato in quest'ultimo periodo. Un bacio a tutte, alla prossima!